beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. As a bee. Sono con Andrea, X Andrea D'Angelo, X Serbo al Fiumicino, e anche lui appoggia questa idea, questa iniziativa di fare qualcosa per l'erosione della costa, che ha veramente, siamo entrati in allarme rosso, insomma. Andrea è un testimone, anche lui è uno che ha frequentato Focene da sempre e ha visto proprio sotto i suoi occhi l'evolversi di questo fenomeno che ora si sta rivelando a Fregene. Nel 2009 Andrea ha studiato un progetto di barriere sommerse. Barriere sommerse. Artificiali, un sistema che è stato attuato in altre parti del mondo, esiste, funziona, e quindi era logico che ne parlassimo in questa video intervista. Innanzitutto ti ringrazio di essere venuto qui. Ecco, come ti dicevo prima, c'è questo progetto che stiamo portando avanti già da diversi anni, che ha, diversamente dalle barriere soffolte, è un progetto a zero impatto ambientale, è un progetto, il progetto Reef, diciamo, dove non c'è la deturpazione del mare, dove il mare rimane pulito, dove l'onda riesce a scaricare la sua potenza su questo reef, diciamo, posizionato, diciamo, 150-200 metri dal mare. Questi nuovi progetti che già sono stati fatti e progettati, diciamo, sulla parte oceanica, diciamo in Australia, enormi, c'è un altro che hanno fatto in Inghilterra, mi sembra, e sono stati studiati per evitare l'erosione del mare. Poi livello oceanico, quindi livello oceanico, dove insomma il mare è un po' più potente del nostro, diciamo così. Questi progetti non solo, diciamo, aiutano noi surfisti e chi pratica il surf, ma fanno anche in modo di creare un ripopolamento marino, e soprattutto c'è un sistema dove, a differenza di questi interventi che vengono fatti con delle barriere di scogli, non vanno a mangiare le parti opposte, cioè riescono a creare dei vortici dove la sabbia si accumula. Quindi questa, a differenza, ripeto, di questi interventi che sono stati fatti a Focene, dove abbiamo visto che siamo partiti, diciamo, adesso parliamo di Focene in particolare, no? Quindi abbiamo visto l'esempio eclatante che è dall'86 che frequento le spiagge inverno, primavera, estate, e dalla prima entrata di Focene, dove hanno fatto il primo intervento, abbiamo visto come con le mareggiate da sud, sud-ovest, che in maggioranza sono, diciamo, nel nostro mare, no? A differenza di quelle da nord che non ci toccano proprio, abbiamo visto come, ponendo questo scogliera a sud di Focene, ha iniziato a mangiare 200 metri più avanti. E che cosa è successo? Che sono intervenuti anche di qua e ha iniziato a mangiare anche di là, quindi si è rilevato un sistema fallimentare. Quello che io voglio soprattutto far capire alle istituzioni, a chi sarà il prossimo amministratore del comune, è che si deve intervenire con progetti sensati, cioè con progetti
studiati da persone che conoscono le correnti, che conoscono il problema del mare, cioè proprio il vero problema del mare, perché continuando così purtroppo non avremo mai fine, non avremo mai fine, e i nostri spot purtroppo andranno a sparire. Tristissimo questo. Un colpo al cuore, sì. Perché io vorrei vedere i miei figli fare surf a Focene fra 10 anni, i figli dei nostri figli, poter comunque lasciargli anche loro un mare. Lasciare un mare sia a livello di surf, ma ripeto, questi reef creano anche un ripascimento del mare, quindi anche per l'immersione subacquee, per dire, anche pesca sportiva, sì, per qualsiasi cosa. Non è una cosa che ci fa comodo a noi, è una cosa, diciamo, solo per noi, è una cosa che va bene a tutti. E poi ma le onde anche creerebbe un'onda surfabile, creerebbe un'onda spettacolare che acquisirebbe comunque molto turismo, nel senso, verrebbero, diciamo, a parte che sarebbe, se mai fosse un sogno, potrebbe attirare gente, non so, dalla Toscana, dalla Liguria, dall'Adriatico, organizzare gare addirittura, insomma, un bel punto di forza sarebbe. Quindi io mi auguro, ripeto, a tutte le future amministrazioni, adesso già abbiamo le elezioni, insomma, sappiamo, mi auguro, insomma, con tutto il cuore, che qualcuno si metta d'impegno e si prenda veramente l'impegno di poter portare avanti questo nostro progetto, ecco. Quindi l'idea è sia le barriere, però intelligenti, non barriere fatte in quel modo, barriere progettate. Un progetto, con una persona che studia le correnti, perché poi non è che possiamo fare, facciamo un riff, andiamo e facciamo il riff. No. Va studiato, sì. Va studiato anche per un anno intero. Cioè, io so che addirittura vanno messe delle boe di rilevamento, delle correnti, per capire come, da dove arrivano le mareggiate, esatto. Sì, sì. E dopo di lì si interviene, però non si può intervenire con lavori di emergenza. Sì. Quelli sono lavori di emergenza, sì. Senza un progetto, senza niente, senza... E poi uccidono la balneazione, perché uno stabilimento che ha gli scogli sulla riva, che stabilimento è? L'acqua stagna, lo vediamo, no? Tu ci vivi, io pure, ci andiamo a fare una passeggiata, sì. E vediamo che d'estate è praticamente una piscina, è una piscina e l'acqua stagna, sì. Cioè l'acqua puzza. Puzza, perché puzza. Poi... Ed è brutto, ma anche esteticamente è brutto, perché in certi punti addirittura hanno lasciato le barriere a vista, quindi non vedi nemmeno l'orizzonte, cioè non penso che il mare si viva così, non lo so, io sono d'accordissimo, io penso che il problema è questo, ripeto, ci sono degli interventi validi e secondo me è giusto andare a vedere, almeno provare a vedere in un punto, provare in un punto che può essere Fregene, Focene, provare questo tentativo, sì, di riff artificiale. E poi se funziona abbiamo vinto, ha vinto il comune, abbiamo vinto noi, ha vinto il turismo, esatto. Abbiamo vinto. Sì. Il futuro sindaco può andare in giro dicendo: io ho fatto questo. Beside her, I am the better man. When I look to leave her,